Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di quanto accaduto ieri sera dell'ordinanza del presidente della regione Abruzzo Marsiglio, che ha riportato l'intera regione in zona arancione nonostante il diniego arrivato dal governo. Dunque si è consumato uno strappo istituzionale fra Stato e Regione, con la decisione di anticipare la zona arancione di 2 giorni senza l'avallo del Ministero della Salute. Negozi che hanno riaperto, anche se non tutti, nella incertezza. Abruzzo, che è stato diffidato, con la lettera che è arrivata poco fa da parte dei ministri Boccia e Speranza, nella quale si legge: la invitiamo e la diffidiamo, chiaramente al governatore della regione Marsiglio, a revocare ad horas l'ordinanza regionale, ricordandole le gravi responsabilità che potrebbero derivare dalle misure da lei introdotte riguardo la salute dei cittadini. Questo è un passaggio della lettera. Fra poco commenteremo tutto andando in diretta anche a Pescara con il nostro Paolo Renzetti. Per adesso vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Marsiglio sfida Roma. Così come aveva anticipato l'ingresso in zona rossa di appena 48 ore, il governatore dell'Abruzzo impone la zona arancione 48 ore prima che lo faccia il Ministero della Salute. L'ordinanza regionale è stata firmata e pubblicata. Da oggi riaprono i negozi, gli unici a riaprire, con l'obiettivo di salvaguardare i consumi del Ponte dell'Immacolata. E mercoledì riapriranno anche le scuole. Nel giro di pochi minuti, però, Roma si è dissociata dalla decisione che Marsiglio ha preso in autonomia. La scadenza dei 21 giorni è prevista per mercoledì, non per lunedì, ricordano alcune fonti di governo, quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione. Insomma, Marsiglio, che si è rifiutato di commentare la nota giunta dalla capitale, ha fatto tutto da solo, ben consapevole del fatto che le regioni possono imporre misure restrittive più severe di quelle decise dal governo nazionale, ma non viceversa. Quindi, stando ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordinanza di Marsiglio è carta straccia. Ma comunque è ora legge in Abruzzo. Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ieri sera ha voluto mettere subito le cose in chiaro, in diretta dalla D'Urso. Se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì, avrebbe l'intesa del Ministero della Salute. Se l'Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina, sarà diffidata perché diventa inevitabile tutelare sul piano sanitario tutti gli abruzzesi, così come tutti gli italiani. Poco importa che la diffida sia solo una ramanzina. Questo è un vero e proprio strappo istituzionale tra lo Stato e la Regione, e in mezzo ci sono gli abruzzesi. I commercianti, così come i dirigenti scolastici, sono confusi, non sanno a quale autorità dare ascolto, incastrati in una tragica contraddizione. Un po' come nell'Antigone di Sofocle, dove la protagonista è vittima del conflitto tra la legge degli uomini e quella degli dèi. Alla fine Antigone si uccide e rimane il dubbio che l'Abruzzo stia commettendo un suicidio istituzionale, volendo andare controcorrente. Marsilio, firmando l'ordinanza, si è ribellato a quei 21 parametri che erano stati approvati dalla Conferenza delle Regioni, in base ai quali l'Abruzzo divenne zona rossa a causa della pressione sulla rete ospedaliera. E si assume così la responsabilità dei contagi del ponte dell'8 dicembre. Sul web gli abruzzesi si dividono, c'è chi esasperato dalla zona rossa ringrazia Marsiglio e chi ha il timore che l'uomo della Meloni stia combattendo una battaglia tutta politica e poco scientifica sulla pelle degli abruzzesi. Intanto un obiettivo è stato raggiunto, oggi l'Abruzzo è sulle prime pagine di tutti i maggiori quotidiani italiani, su cui è raccontata la storia di quanto appena 48 ore possano fare la differenza. E allora andiamo in diretta da Pescara. Vedete Paolo Renzetti in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, e del capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, che saluto e ringrazio. Dunque, Paolo, alle 15 parlerà il presidente con una conferenza stampa all'Aquila. Nel frattempo andiamo un po' a tastare qual è l'umore politico dopo questa bufera di polemiche che si è abbattuta sull'Abruzzo. A te, Paolo.
Esattamente, buongiorno, buongiorno da Piazza Unione a Pescara, siamo di fronte alla sede del Consiglio regionale. Ringrazio, l'hai fatto già tu, lo faccio anch'io, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa, il capogruppo del Partito Democratico, sempre in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Partiamo dal consigliere Testa. Allora, ci sono tante polemiche dopo l'ordinanza emanata nella serata di ieri dal Presidente della Regione Marsilio. Da oggi l'Abruzzo, come ascoltavamo anche dal servizio di Giuseppe Dintino, è zona arancione. C'è stata questa prova di forza, così è stata definita da molti, Testa, del Presidente della Regione, anche nei confronti soprattutto del Governo. Buon pomeriggio a tutti, io non parlerei né prova di forza né atto di scortesia istituzionale nei confronti del Governo. Io dico che la Regione Abruzzo, con a capo il suo presidente Marco Marsilio, con grande senso di responsabilità ha avuto la forza e l'autorevolezza di chiedere la zona rossa prima ancora che la chiedesse il governo, perché c'erano dei dati sanitari che facevano presagire il peggio. A distanza di qualche giorno i dati migliorano, i dati si consolidano in positivo e quindi il presidente Marco Marsilio, sentito il comitato tecnico scientifico, avendo sentito anche i quattro prefetti e avendo comunicato questa scelta al ministro Speranza, ha deciso di anticipare di un paio di giorni la riapertura. Io penso che oggi stare a disquisire se questa riapertura è una cosa saggia o meno non fa bene a nessuno. Io ritengo che in questo momento storico bisogna contemperare le esigenze sanitarie con le esigenze finanziarie e riaprire sotto il ponte dell'Immacolata, ridare slancio e ottimismo a una categoria vessata oltremodo, e parlo specialmente quello del commercio, sia stato secondo me un atto di buonsenso. Io chiederei al consigliere, grazie per il momento Testa, chiederei al consigliere capogruppo Paolucci di avvicinarsi al microfono. L'opinione della minoranza in consiglio regionale è un'opinione diversa. Sta di fatto che da oggi, Paolucci, i negozi hanno riaperto nella nostra regione, un po' quello che chiedevano comunque i commercianti, gli esercenti. Però c'è questa differenza di vedute, direi sostanziale, tra la Regione ed il Governo. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, sarebbe arrivata alla Regione Abruzzo una lettera da parte del Governo, una lettera di diffida. Lei ha notizie di tutto questo? Non ho notizie in particolare rispetto a questo tipo di provvedimento e sinceramente ritengo che il confronto Governo regionale e nazionale sia davvero stucchevole in questa fase. Voglio ricordare che delle regioni italiane ben 15 sono governate dal centrodestra, quindi non c'è nessun tipo di accanimento politico, perché le altre 14 governate dal centrodestra non sono in zona rossa come la Regione Abruzzo. La verità è che Marsiglia ha trasformato la sua presidenza e la nostra regione, incastrandola, in una sorta di pecora nera del paese. Questa è la verità, gettando nella confusione in queste ore decine di commercianti che non solo vogliono riaprire, ma attendono le tante promesse di un anno intero, nel quale appunto erano state annunciate sin dall'aprile del 2020 con il Cura Abruzzo 1 e 2 ben 147 milioni di euro di trasferimenti, e nulla è arrivato esattamente come denunciammo. E ha giocato in queste quattro settimane con i colori, ma neanche fosse il twister, quel famoso gioco nel quale appunto si mettevano le mani nei vari colori, incastrando questa regione e perdendo qualsiasi battaglia di comunicazione, gettando nello sconforto, nella disillusione e alimentando tanta rabbia nella popolazione, perché è stata gestita male l'emergenza e siamo finiti sulla cronaca nazionale per quella. Ha gestito male la ripresa economica, perché appunto una ripresa non c'è stata in assenza dei trasferimenti, e ha anche aperto uno scontro istituzionale, unico presidente del centrodestra in tutta Italia. Davvero più pecora nera di così non si potrebbe. Io chiederei nuovamente al consigliere Testa di riavvicinarsi al microfono. Il motivo
Di tutto questo, Testa, ovviamente sta nel fatto che nonostante siano calati anche sensibilmente i contagi negli ultimi giorni nella nostra regione, resta una pressione piuttosto forte sulle strutture sanitarie, sugli ospedali, per quanto riguarda sia i reparti Covid sia le terapie intensive. Secondo lei perché continua ad esserci una pressione così forte sui nostri ospedali? C'è stato un problema con la medicina di base, con la medicina territoriale, c'è stato un problema con le USCA, c'è una mancanza cronica di posti letto che si è acuita negli ultimi mesi. Secondo lei perché in Abruzzo, a differenza anche di altre regioni, c'è una così ancora oggi forte pressione sugli ospedali? Ma io non la vedo esattamente come lei. Io penso che il mondo, non l'Abruzzo, l'Italia, il mondo intero si è trovato impreparato rispetto a una pandemia di dimensioni mondiali. E se l'Italia, in questo caso l'Abruzzo, ha retto meglio di altre regioni e anche di altre città sicuramente più titolate europee, basta pensare a quello che è accaduto a Parigi, che è accaduto in Austria, cosa è accaduto a Londra, io ritengo che la situazione forse poteva essere fronteggiata meglio, come qualsiasi altra attività pandemica, ma penso che avere un ospedale Covid nella città di Pescara, aver rafforzato il personale in tutte e quattro le ASL, avendo in qualche maniera fronteggiato questa situazione pesante e essendo partiti con uno screening così come ha fatto solo la Valle d'Aosta, sia positivo. Io nel frattempo però non posso non rispondere al collega, lo stimato collega Paolucci, mi sembra che forse nemmeno lui creda a quello che ha detto, perché pensare che l'Abruzzo ad esempio sul contributo a fondo perduto ha stanziato 50 milioni di euro e siamo sicuramente ancora un po' in ritardo perché sono arrivate oltre 50.000 domande, basti pensare che la Lombardia ne ha stanziati 56, che ha una forza, una dimensione sicuramente maggiore, penso che la dica lunga, così come dico che l'Abruzzo ha stanziato oltre 100 milioni di euro, di gran lunga oltre 100 milioni di euro, che un po' alla volta stanno arrivando, così come sono arrivati subito 12 milioni per le famiglie in stato di difficoltà. Voglio chiudere dicendo che comunque oggi è una giornata importante per l'Abruzzo, perché si è ridata finalmente una risposta al comparto del commercio, e dividerci se è da riaprire o meno, penso che lo diranno i commercianti e tutti coloro che andranno in maniera ordinata a fare acquisti in questi giorni. Paolo. Paolucci, allora, tornando... Sì, Alfredo. No, sì. Volevo un attimo fare una domanda prima di riascoltare Silvio Paolucci e chiedere una cosa al capogruppo Guerino Testa, perché sì, certamente... Marsilio immaginiamo lo sapesse, ma un po' tutta la maggioranza, che questa decisione di anticipare avrebbe comunque non trovato il governo d'accordo. La mia domanda è se non ritenete di aver creato della confusione con questa ordinanza, creando questo contrasto con il governo, o se sbaglio io e pensavate che il governo potesse appoggiare la vostra iniziativa. Ho ascoltato, posso rispondere? Certo, certo. Ma dunque, io voglio ricordare che il presidente Marsilio ha avuto in questi mesi un atteggiamento sempre di grande rispetto e di grande responsabilità nei confronti del governo. Anzi, forse sono stati altri presidenti che hanno fatto caciara, penso al presidente della Toscana o al presidente della Campania. L'Abruzzo ha avuto sempre un atteggiamento di grandissima responsabilità e collaborazione. È stata presa questa decisione che non ha nessuna matrice politica o partitica, ma solo una matrice del buon senso, in quanto i dati sanitari positivi, come ho detto prima, sono arrivati, si sono consolidati e quindi si è deciso, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, in accordo con i prefetti, avendo anche anticipato al governo di prendere questa decisione, penso che non c'è stata nessuna mancanza di sbugiardare o di fare un braccio di ferro con il governo, nella maniera più assoluta.
Grazie consigliere Testa. Allora Paolucci, tornando alla domanda precedente, chiedo anche a lei quali sono i motivi secondo voi di questa pressione che resta molto forte sulle strutture sanitarie della nostra regione, sugli ospedali, in particolare non tanto dell'area metropolitana Pescara-Chieti quanto della zona dell'Aquilano e del Teramano. Lo chiedo a lei che fino a poco più di un anno fa è stato anche assessore regionale con la precedente giunta. Allora, io credo che l'errore del governo regionale nella gestione della pandemia sia stato sostanzialmente uno. L'unico investimento, l'unica cosa che si capisce e si è capita è stato il presidio ospedaliero a Pescara. Altri interventi noi non ne abbiamo avuti. Alla richiesta specifica, solo per questi sei mesi e solo per trattare la questione Covid, il governo ha trasferito 108 milioni di euro. Cosa ne avete fatto? Non c'è risposta a questa domanda. Prima a Piazza Salotto c'erano tanti specializzandi che protestavano nel rispetto delle regole e delle distanze perché non trovano uno sbocco professionale quando ne avremmo decisamente bisogno, e soltanto per questo hanno avuto 30 milioni di euro. Come e dove li stanno utilizzando? A questo non c'è risposta. Così come quando Marsiglio decise, senza avere gli indicatori in tal senso, di promuovere per la nostra regione la zona rossa e le restrizioni conseguenti, lui ha fatto una scommessa azzardata e gli è andata molto male, perché dichiarava lui e non io, specialmente a Rai 1, Rai 2 e Rai 3, perché utilizza troppo spesso l'Abruzzo per fare altro tipo di polemiche e dibattito nazionale per nome e per conto del partito e della Meloni, che lui ovviamente rappresenta. Ecco, in quella fase disse, più volte disse, tra poco tutta l'Italia sarà in zona rossa, rimanendo incastrato soltanto l'Abruzzo. Ecco perché noi contestiamo fortemente, soprattutto negli ultimi mesi, la sua gestione dell'emergenza, sia per gli aspetti sanitari che economici, e gli diciamo: fai il presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi, smettila di occuparti di politica nazionale, lascialo al tuo partito, tu oggi sei il presidente di un'intera comunità regionale e quella dovresti rappresentare. Grazie davvero per il contributo offerto oggi al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa. Grazie Testa, grazie al capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. Allora, tra poco ascolteremo le parole del Presidente della Regione alle 15 con la conferenza stampa che trasmetteremo in diretta su questo canale. Nel frattempo proseguiamo il nostro telegiornale andando a Teramo, dove la ASL ha annunciato l'avvio dello screening di massa per il Covid-19 a partire da giovedì prossimo. 300.000 i teramani da testare, 40.000 i tamponi già disponibili. L'organizzazione dell'evento sarà demandata alla Protezione Civile e ai sindaci del territorio, così come già accaduto nell'Aquilano. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Tra giovedì e venerdì prossimo inizierà in provincia di Teramo lo screening di massa, 300.000 persone da testare, 40.000 già i tamponi pronti. Ad annunciarlo è l'ASL di Teramo. L'organizzazione sarà demandata principalmente alla Protezione Civile e ai sindaci. I primi luoghi che saranno utilizzati saranno i drive-in, già operativi in questo momento. Direttore, quando cominciamo e come si comincerà? Adesso insieme ai sindaci andremo a concordare le modalità in cui inizieremo con questa quantità di circa 30-40 mila tamponi residui dell'Aquila e come inizieremo nel nostro territorio per poterli realizzare, perché come ben sapete, ed è fondamentale questo, che il supporto, tutta la gestione la curerà la Protezione Civile con il supporto dei sindaci e la ASL, che sta, noi abbiamo il ruolo appunto abbiamo coinvolto tutti gli ordini professionali per il reperimento del personale sanitario necessario per l'effettuazione dei tamponi e dobbiamo gestire la raccolta dei rifiuti speciali. Il resto è un'organizzazione che va fatta in stretta sinergia con sindaci e Protezione Civile. Ciascun sindaco del proprio comune dovrà provvedere all'individuazione dei luoghi idonei. Noi metteremo a disposizione i drive-in, tutte le postazioni drive-in test dislocate sul territorio, e le altre postazioni dovranno essere individuate appunto dai sindaci. Determinanti nell'organizzazione dello screening di massa i sindaci del territorio. Intanto la Protezione Civile
civile in questi ultimi giorni, grazie ai test eseguiti, ha scovato in provincia di Teramo 280 sintomatici, 280 bombe sanitarie poste subito in quarantena. Ma come fare a convincere la popolazione a sottoporsi ai tamponi? Bisognerà fare una campagna di sensibilizzazione davvero penetrante, perché bisogna far capire ai cittadini che fare questo tampone è una cosa utile, utile per la persona, è utile per tutto il territorio, per la cittadinanza, perché serve appunto a fare uno screen di massa dei Covid positivi, gente asintomatica che magari ha il Covid ma non sa di averlo. E a proposito degli screening, a Sulmona prosegue la campagna dopo le 5 giornate che si sono concluse ieri. Sarà possibile effettuare da domani i test dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 fino a domenica 13 nella postazione dell'ex caserma Battisti in modalità drive-in, mentre da mercoledì sarà operativo anche il drive-in del palazzetto dello sport. Dunque queste le novità per lo screening appunto che prosegue in Valle Peligna. Andiamo avanti, ci spostiamo alla Saga, dunque all'aeroporto d'Abruzzo che ha illustrato il nuovo piano industriale e le nuove rotte per il 2021, sperando in un allentamento dell'emergenza. Sentiamo. Tante rotte confermate, quelle degli ultimi anni, e tante nuove destinazioni dall'aeroporto d'Abruzzo, questo grazie al bando della Regione e agli investimenti che sono stati messi in atto per il rilancio dello scalo aeroportuale dopo l'emergenza sanitaria. E oggi usciamo con un piano industriale molto innovativo che in 2 anni ci riporta vicino al 1 milione di passeggeri e quasi 10 rotte nuove, la conferma delle 10-12 che avevamo. Noi da marzo-aprile saremo l'aeroporto regionale meglio collegato in Italia e in Europa di tutti quanti i nostri competitors. Avremo nuove rotte come Monaco, Malpensa, Torino, Genova, Firenze, per dire Lamezia Terme, Catania, Palermo, Cagliari, non li ricordo neanche più tutti, e quindi ci candidiamo ad essere un polo turistico, economico e congressuale nel vero senso della parola. Di questo devo ringraziare la Regione che ha mantenuto gli impegni finanziari, il mio staff e il mio management che insieme a me ha licenziato il primo piano industriale Recovery Plan, Airport Plane come l'ho chiamato, e un bando fatto in 29 giorni, esitato, pensato e fatto, che permette oggi all'Abruzzo di essere la prima regione, il primo aeroporto d'Italia su questo terreno. Assessore Damario ha detto in conferenza stampa: quella di oggi è una grande giornata, la Regione investe sull'aeroporto d'Abruzzo perché guarda al dopo emergenza sanitaria. Assolutamente sì, oggi è una grande giornata perché mentre ci avvitiamo nelle polemiche rossa, arancio e quant'altro, però dimostriamo che allo stesso tempo stiamo pensando al dopo Covid. Oggi è una giornata importante perché riprogrammiamo rotte storiche già presenti nel nostro aeroporto e programmiamo nuove rotte sicuramente importanti per lo sviluppo turistico, anche per lo sviluppo economico, perché ci sono tratte importanti come quelle di Torino, faccio un esempio, voi sapete che noi abbiamo il quarto distretto industriale per l'automobile. Automotive, essere collegati con Torino, voi sapete cosa rappresenta Torino per l'automotive a livello mondiale, quindi è un grande giorno, programmiamo il futuro della Regione Abruzzo. Dimostriamo che ci avevamo creduto come governo, come programma elettorale, come programma di governo, ma soprattutto come un lavoro fatto insieme con il Consiglio regionale, con la maggioranza, perché insomma un bando da 800.000 euro che possono arrivare a 1,2 milioni, che copre tantissime rotte in un periodo come questo, significa pensare al nostro futuro, al futuro dell'Abruzzo, che in termini turistici, in termini economici ha sicuramente un risvolto importante. Abbiamo la possibilità di rotte come quella di Torino e quella di Trieste, di Treviso, che ci riapre quindi al nord-est, che ci servono assolutamente. Ci sono rotte turistiche che hanno necessità per una regione che punta al proprio turismo, come Parigi, come Praga, come Monaco, eccetera, non possono non avere. Alcune associazioni hanno diffidato la provincia di Chieti rispetto all'iter per introdurre norme che consentano le bancarelle lungo la via verde della Costa dei Trabocchi. È una politica poco lungimirante, dicono soprattutto gli ambientalisti. Vediamo il servizio. Non si può trasformare la via verde nella via delle bancarelle. A dirlo sono ARCI, Stazione Ornitologica Abruzzese e Forum H2O, che hanno diffidato la provincia di Chieti per fermare l'approvazione del regolamento in base a cui la via verde della Costa dei Trabocchi potrebbe trasformarsi in un mercato ambulante di 40 chilometri.
La provincia infatti vorrebbe introdurre norme per l'occupazione temporanea o permanente delle aree contigue alla pista ciclabile in costruzione, ma questo per le associazioni è in contrasto con la legge regionale 5 del 2007, secondo cui l'intero sedime dell'ex tracciato ferroviario è destinato al verde. E per questo chiedono l'intervento della regione e della sovrintendenza. La provincia ci ripensi e faccia marcia indietro, dicono ARCI, SOA e Forum dell'Acqua, secondo cui l'iniziativa provinciale è illegittima anche per la mancanza di procedure partecipative e valutative pubbliche. Questa è una concezione degli spazi pubblici e dell'evoluzione turistica dell'area, fanno sapere dalle associazioni, preoccupante e ben poco lungimirante. Restiamo nel Chietino, andiamo nel capoluogo, luminarie in centro città, ma anche altre iniziative nella parte alta e nello scalo studiate dall'amministrazione comunale per cercare di ravvivare il Natale segnato, come tutte le città d'Italia e del mondo, dal Covid. Vediamo. Certamente immaginavamo un Natale diverso, con tanti eventi, con tante iniziative, ripristinando anche le tradizionali manifestazioni teatine come il presepe vivente e tante altre belle manifestazioni. Purtroppo questo non è stato possibile per questo Natale per colpa di questa emergenza sanitaria, però comunque ci abbiamo tenuto ad organizzare un Natale anche in termini di addobbi luminosi e non solo, anche di musica, anche di filodiffusione, che per la prima volta ci sarà in città, per dare un calore e un'accoglienza alla città, rendendola più bella, e non solo, perché faremo anche delle iniziative concrete per il sostegno alle attività commerciali, ai commercianti che vivono questo momento davvero molto difficile. Infatti abbiamo presentato una mozione in consiglio comunale con i miei due gruppi consigliari per evitare il pagamento, quindi la sospensione dei parcheggi con le strisce blu in alcuni giorni dei fine settimana sotto il periodo adesso di Natale. Soprattutto a Chiediscalo ci sarà massima attenzione, ma anche chiaramente nella parte alta, e adesso stiamo istituendo anche un fondo di sostegno alle attività commerciali per dare anche un picco, ripeto, sussidio alle attività commerciali che hanno in questo periodo sono state chiuse con i propri codici Ateco per l'emergenza sanitaria. L'accensione ci sarà con tutta l'amministrazione, con il sindaco, sabato. E allora adesso la pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie C, prima in svantaggio, poi rimontato, un Teramo in calo e penalizzato da alcuni errori difensivi, manca per la prima volta l'appuntamento con la vittoria in casa. Il Bonolis subisce le prime reti stagionali tra le mura amiche, impattando 2-2 con la Vibonese. Non basta la splendida doppietta di Costa Ferreira, sentiamo il servizio della partita di Ania Cantagalli. Il Teramo rimanda il ritorno alla vittoria. Al Bonolis finisce 2-2 contro la Vibonese, che ferma la striscia di vittorie del Diavolo tra le mura amiche e segna anche i primi gol di una squadra avversaria nel fortino biancorosso. A sorpresa non c'è l'Asic tra i titolari del Teramo, ma Celentano, che va a prendere il posto dall'inizio dall'infortunato Diakité. Come ormai accade da qualche gara, gli avversari hanno rispetto al Teramo un approccio migliore al match. Il Diavolo reclama un calcio di rigore dopo un tentativo in area di Tentardini, ma il direttore di gara fa segno di proseguire. Gli ospiti concretizzano il buon approccio alla gara nel momento in cui il Teramo sta cercando il vantaggio. Rasi avanza palla al piede sulla sinistra, Soprano scivola nel momento decisivo e la rete di Plescia, la sesta stagionale, è una conseguenza di alcune letture difensive errate. Al 25esimo Plescia potrebbe anche siglare il raddoppio sul regalo di Lewandowski, ma per fortuna del Teramo la mira dell'attaccante è questa volta sbagliata. 3 minuti più tardi il Diavolo pareggia, Bombaggi in buca per Ilari con pallone che arriva poi a Costa Ferreira, che arma le sue qualità tecniche per l'1-1 ed è il suo secondo centro stagionale. Il centrocampista portoghese ci prova dalla distanza anche un minuto più tardi, ma Marson para centralmente. Teramo cresce e la Vibonese si limita alle ripartenze. Al 36esimo Pinzauti, servito da Bombaggi, trova una deviazione di un avversario forse decisiva. Il primo tempo si chiude con un tentativo di arrigori dalla distanza che finisce molto lontano dalla porta. La ripresa invece inizia con un Teramo in gestione del possesso ma senza creare occasioni, così Paci decide di lanciare nella mischia Bonino e Di Francesco per Pinzauti e Di Lari.
Manca però vitalità tra i biancorossi ed avanza anche la sensazione che la gara possa sbloccarsi solo da un episodio. Episodio che si chiama Costa Ferreira, che intorno alla mezz'ora disegna una traiettoria a giro di destro sul palo più lontano dove Marson non può arrivare, portando avanti il Teramo. Calfano inserisce allora la ragione per Rasi e non per Tumbarello, che si era avvicinato alla panchina per uscire dal campo. La mossa farà con il senno di poi la fortuna della Vibonese, perché è proprio la ragione a chiamare Lewandowski alla respinta che Berardi raccoglie e Soprano mura in calcio d'angolo. Dagli sviluppi Tumbarello dal limite infila di destro il gol del pari dei calabresi. Il Teramo prova a cercare la vittoria fino alla fine. Al 44esimo Bombaggi mette in mezzo per Bonino, che di un soffio non arriva a deviare il pallone. È l'ultima occasione della gara per i biancorossi, che rimandano adesso il ritorno alla vittoria alla gara di domenica prossima in casa della Turris. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Vi ricordo attorno alle 15 la conferenza stampa del presidente della regione Marsilio per spiegare un po' quello che è successo nelle ultime ore con il passaggio da zona rossa a zona arancione. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay, chiaramente per parlare del Pescara. È tutto, buona giornata.